Una testa per la luce è come un uovo. Hai bisogno ancora di affondare nei contrasti luciosi. Certo, però vedi come vedi. Io praticamente che ho fatto? Sono partito da un uovo, gli ho fatto. Cioè, perché poi è quello che gli ho fatto il primo passaggio, ho stabilito la linea di coso, qui ho messo, in questo caso non c'è, però qui c'è l'ombra portata. E poi vado a rifinire le zone, nelle zone in luce con le mezze luci. E nelle zone in ombra con le mezze ombre, e quindi piano piano viene fuori la scultura, la modellazione della forma. Che poi qui ci siano degli avvallamenti, per cui qui e qui mi vengono fuori gli occhi, la zona degli occhi che è fatta, che sta qui. Qui ci sta la macchia del naso che è fatta così. Qui c'è il taglio della bocca e il sotto, lo vedi che viene fuori? Viene Sì, fuori certo. la faccia. Poi io poi posso andare a rifinirla il più possibile, sempre modellando luci e ombre, no? Qui gli metto uno zigomo, qui gli metto un Sì, altro giusto. zigomo, eccetera, eccetera, eccetera. Qui aggiungo il coso, qui faccio l'attaccatura dei capelli ed ecco che, guarda, sto facendo scarabocchi, ma gli scarabocchi sono sono comunque una persona. Poi qui i capelli sono più in ombra, qui attaccatura ce n'è ancora di più, qui addirittura ci saranno delle zone che sono in luce, anche perché poi qui ci vorrà il fondo. Il processo è questo. Sì, certo, anche perché poi quello che Se mi lo affronti così, non ti trovi con qui delle luci che sono come queste. Lo vedi? Guarda, guarda la differenza. E quindi ti trovi con un volume. Non ti trovi con Ancora però ci devi lavorare perché Ma certo che ci devo comunque lavorare ancora. Io adesso oltretutto sto parlando, quindi non sono neanche concentrato. tra l'altro Per l'errore che colpa tua, commettiamo sto a sbagliare. no, ma volevo dire l'errore che commettiamo spesso è quello di volere arrivare subito Non ci arrivi subito, quello è il e fatto. non ci È lo arrivi mai. stesso errore del cercare di tracciare le linee esatte dall'inizio. Vengono fuori linee pelose. Sì, Linee certo. pelose, o insistite, o come diavolo vuoi chiamare quelle linee che uno Sono insiste, insiste, poi alla fine si trova con un'autostrada che non la può neanche più cancellare perché sporca tutto il foglio. E non... Invece, se tu rimani leggero e modelli e continui ad avvicinarti modellando, vedi come sono permaloso. Che tu mi dici, ah, perché adesso devi insistere, e io mi sento colto, capito? Mi sento no, colto ma sul perché fatto. è da parte mia c'è questa voglia di arrivare subito, però non ci riesco. Non ci arrivi Cioè, subito, non c'è niente da fare, arriva per purtroppo. gradi, si arriva per gradi. Quindi un lento processo. Lento, veloce, ma comunque. Sono delle fasi che Sì, allora io avevo il mio maestro da imbianchino, no? Da ragazzo, che mi diceva, le cose hanno un verso. Anzi, lui lo diceva perché le cose c'hanno, perché parlava così, aveva questa voce terribile. E poi casomai ci puoi aggiungere i ciuffi dopo, cioè, tutta sta roba la fai dopo. Qui è ancora più scuro. Qui addirittura sto inventando, perché
Non ce l'ho i dati sul disegno. E poi qui ci sarà, ci avrà i suoi ciuffi, no? Cioè adesso però non me ne non so Sai come cosa dire. c'è questo? Questo modo di procedere ti dà anche, procedere sciolta, eccetera, però andando a capire queste cose, te lo rende fresco. Questo è, cioè, È no, certo. segno, è un segno fresco. È anche esteticamente bello. Io ci avrei i miei dubbi a definirlo bella, però vabbè. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti, quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto, vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!